Ciao amici di Borsa, ben ritrovati, sono Anthony Famulari. In questo video andremo a creare le liste sulla Pro Real Time. Che cos'è una lista? Non è altro che un insieme di azioni. È sicuramente la parte più noiosa del metodo, ma lo dobbiamo fare, non c'è nulla, non possiamo esimerci. Allora, io scelgo l'S&P 500, questo è il mio benchmark di riferimento. Questo significa che voglio confrontarmi con l'S&P 500 e quindi devo fare delle liste per contenere queste 500 azioni. Chi di voi sceglierà l'S&P 400 oppure l'S&P Global 1200 oppure l'S&P Europe 350? Il metodo funziona su qualsiasi paniere, su qualsiasi azione, non importa. L'importante è sapere quali sono i costituenti dell'indice che scegliamo come riferimento e soprattutto gli aggiornamenti che adesso vedremo. Quindi io lavoro sull'S&P 500. Quindi quello che faccio non è altro che andare su una pagina web che mi dà la lista delle 500, l'elenco delle 500 azioni che fanno parte dell'indice e soprattutto gli aggiornamenti. Andiamo a vedere qual è questa pagina. Poi naturalmente chi di voi acquisterà il metodo, chi di voi ha acquistato già il metodo, è chiaro che avrà questo link sui PDF che riceverà. Allora, questa è una semplice pa pagina web Wikipedia dove abbiamo delle fonti affidabili perché sono delle fonti verificate, lo potete vedere qui. Quindi questa è la lista delle 500 azioni che attualmente fanno parte dell'indice. È molto semplice, qua, questi sono i simboli delle azioni, questo è il nome delle aziende, il settore in cui operano, l'industria, la sede, l'anno di inserimento nell'indice e l'anno di fondazione. Queste sono tutte le 500 azioni che fanno parte dell'indice. Sono 505 attualmente quando sto facendo questo video. Questa è un'altra parte estremamente importante. Una volta che avete che è finita l'elenco delle 500 azioni, ci troveremo qui. Questa è una parte estremamente importante perché sono gli aggiornamenti. I ragazzi di Standard & Poor's cosa fanno? Rimuovono un'azienda quando non ha più i requisiti e ne aggiungono un'altra, oppure ribilanciano la posizione se cambia la capitalizzazione di mercato. Quindi questa è la data degli aggiornamenti. Questo è il ticker, vabbè, diciamo i simboli, le aziende, i nomi. Questa è una finestra che dice quali aziende sono state aggiunte e questa quali aziende sono state rimosse. E qui il motivo, la ragione diciamo, dell'operazione di aggiornamento. L'ultimo aggiornamento in termini cronologici è del 4 giugno, è stata rimossa Holy Frontier HFC ed è stata aggiunta OGN, Organon and Company. L'aggiornamento più famoso, quello di recente più famoso, è del 21 dicembre 2020 quando è stato aggiunto all'indice S&P 500 è stato aggiunto Tesla ed è stata rimossa AIV, cioè Apartment Investment and Management. Quindi è stata rimossa un'azienda ed è stata aggiunta Tesla. Poi il 7 gennaio è stata rimossa Tiffany ed è stata aggiunta Enphase Energy e così via. Quindi il lavoro noioso è quello di creare le liste contenenti le 500 azioni dell'S&P 500, ma lo facciamo una sola volta, lo dobbiamo fare una sola volta e basta. Poi, una volta ogni mese, una volta ogni 2 mesi, vengo qui e guardo, osservo se ci sono degli aggiornamenti, perché naturalmente le mie liste devono essere aggiornate. Quindi, se i ragazzi di Standard & Poor's hanno fatto delle modifiche al loro indice, io naturalmente dovrò seguire queste modifiche, quindi rimuovere nelle mie liste l'azienda che hanno rimosso e aggiungere l'azienda che hanno aggiunto.
Quindi andiamo a vedere come si creano le liste sulla Prodial Time, che è estremamente semplice, anche se è il lavoro sicuramente più noioso. Però lo dobbiamo fare. Quindi andiamo a selezionare la Prodial Time, che è questa qui, ovviamente è vuota, cioè è vuota nel senso c'è soltanto la barra superiore. Perché dobbiamo avere in sottofondo la pagina web di tutte le aziende e poterla scorrere dal basso verso l'alto. Andiamo su Visualizza, Liste, Nuove liste. Andiamo su Configurazione, questa la possiamo anche eliminare. Ci mettiamo con la finestra qui. Andiamo a cliccare su Nuovo. E creiamo la nostra prima lista. Immaginiamo di voler confrontarci con l'SP500 e quindi la chiameremo SP500 prima lista. Sulla ProRealTime Premium una lista può contenere fino a un massimo di 100 azioni. Quindi per un indice che ha 500 azioni noi dobbiamo creare 5 liste, per un indice che ha 1000 azioni ne dovremo creare 10 e così via. Ok? Quindi una volta che siamo pronti, questa è la lista che abbiamo creato, SP500 prima lista, quello che dobbiamo fare è semplicemente caricare tutte le azioni che fanno parte dell'SP500, scrivendo naturalmente il simbolo. Quindi cominciamo con la prima, che è 3M, cioè l'azienda si chiama 3M, il simbolo è in italiano MMM, quindi scriverò MMM, mi esce l'azienda e l'aggiungo, poi ABT e l'aggiungo, ABBV e l'aggiungo, poi ABMD, Abiomed, e l'aggiungo ACN, sempre in italiano, e l'aggiungo ATV, Activision, e l'aggiungo. Poi c'è la DOB e l'aggiungo, poi c'è AMD e l'aggiungo, AAP, sempre in italiano, AES, sempre in italiano, AFL, AFLAC, Vedete, quando digito A non esce nessuna azione con il codice A. Quando capita questo, aiutiamoci con il nome dell'azienda per fare sì che il motore di ricerca possa scoprire l'azienda. Eccola qua, Agilent Technologies, simbolo A. Andiamo avanti, APD, ACAM. ALK, Alaska. Abbiamo finito, quindi siamo arrivati qua, ALK, vedete, vado a scorrere verso il basso, Alaska Air Group è l'ultima azienda che ho aggiunto, quindi ricomincio da qua, ALB. E così via, ragazzi, fino a quando finisco tutta la prima lista, cioè 100 su 100. Una volta che ho finito la prima lista, 100 su 100, vado a creare la seconda SP500, seconda lista e ricomincio dalla 101esima fino alla 200 e così via. Ok? Questo fino a quando non ho finito tutte le azioni che fanno parte dell'indice dell'SP500. È un lavoro sicuramente noioso che io faccio in un giorno, voi e non mi pesa, perché sono abituato, ma naturalmente voi per la prima volta. Il mio suggerimento è quello di non massacrarvi. Per fare una lista da 100 azioni sono sufficienti 5-6 minuti. Quindi io direi di fare una lista al giorno. Per l'SP500 in 5 giorni avete praticamente finito di creare tutte le vostre liste. Poi vi basterà soltanto aggiornarle e significa venire su questa pagina una volta al mese, una volta ogni 3 mesi e andare a vedere gli aggiornamenti qui. Ok? Quindi è molto semplice. Una volta che avete finito le liste, una volta che abbiamo finito di creare tutte le liste,
avrete una cosa simile. SP501, 2, 3, 4, 5, 6. Se pensate che ogni lista può contenere 100 azioni, quindi abbiamo 100, 200, 300, 400, 500, 5 aziende. La sesta lista ha soltanto 5 aziende, per un totale quindi di 505 componenti. Attualmente questo è il numero dei componenti dell'indice SP500. Quindi perché è importante avere queste liste? Perché poi noi dobbiamo lavorare con queste aziende, con queste azioni, e le dobbiamo mettere in ordine, dobbiamo creare una classifica dalla più forte. Qual è l'azienda più forte dell'SP500 e qual è quella più debole? Quindi dobbiamo intanto creare le liste contenenti tutte le aziende per poi metterle in ordine. Per metterle in ordine utilizzeremo il mio screener che ho chiamato Elant Forza, che utilizza un algoritmo che si chiama Elant Force. Quindi, quando andiamo nella gestione del Pro Screener, selezioniamo Elant Forza, andiamo sulle nostre liste, cioè su quelle che abbiamo creato, le mie liste, e andiamo a selezionare le liste che abbiamo creato. SP501, 2, 3, 4, 5 e 6. Periodo giornaliero, quindi selezioniamo tutte le aziende che fanno parte dell'indice, eseguiamo lo screener e, come per magia, abbiamo le aziende ordinate dalla più forte alla più debole. Questo è il piano di lavoro completo. E quindi la più forte, come vedete, è Nucor Corporation, la seconda più forte DXC Technology, la terza Equifax e poi c'è Nvidia con 189,25. La centesima azione più forte, perché queste sono le prime 100, è Northern Trust Corporation con una forza di 64,69. Se io volessi andare a visualizzare dalla 101esima azienda fino alla 200, fino alla 200esima, cosa devo fare? Devo andare a segnarmi questo valore, 64,69. Andare su configurazione, Elant Forza lavora con una variabile che ho chiamato filtro e andiamo a selezionare, a scrivere l'ultimo, cioè la centesima azione, quindi 64,69. Quello che stiamo facendo non è altro che filtrare dalla più forte alla più debole, ma sotto il valore 64,69. Quindi la 101esima azione è questa, Worst Management, e la 200esima azione è questa, Lockheed Martin, con 30,63. Quindi se io adesso volessi andare a vedere dalla 201 fino alla 300, vado a scrivere 30,63. Vedete? E sono le altre 100 azioni. Poi dalla 9, 9 e 29, altre 100 azioni, fino ad arrivare ovviamente alla più debole, 0,14. Da NextEra Energy in poi abbiamo il valore di Elant Forza è negativo, quindi significa che l'azienda si sta muovendo fortemente in laterale oppure che l'azione sta addirittura scendendo. L'ultima azione più debole, quindi l'ultima azione dell'SP500 attualmente è Discovery. Questa è l'azienda più debole dell'SP500. Con metodo FAM io gestisco il patrimonio della mia famiglia e gestisco anche diciamo l'80-90% del patrimonio della mia famiglia. Poi il 10% lo utilizzo metodo FAM, però lo applico in leva e quindi abbinandolo anche ad una lettura del mercato. Cioè invece di utilizzare Elant fase di mercato è la mia abilità di lettura del volume e quindi di cercare di capire quando stanno distribuendo, quando stanno accumulando, anche in ordine, diciamo, alla
al contesto, anche in modo coerente al contesto macroeconomico, se siamo in un periodo di sottovalutazione o di sopravvalutazione. Per adesso siamo in un periodo in cui il mercato azionario ha dei prezzi molto alti, è molto sopravvalutato, però abbiamo l'anomalia dei tassi di interesse ai minimi storici e quindi è più che ragionevole che gli investitori in cerca di rendimenti comprino le azioni piuttosto che le obbligazioni perché non rendono quasi nulla. E quindi abbiamo dei prezzi molto alti, però c'è l'anomalia dei tassi di interessi. C'è all'orizzonte un rischio inflattivo assolutamente concreto, in quanto siamo anche, siamo in inflazione. Tuttavia, questo rischio inflattivo potrebbe anche aumentare se Biden continuerà questo programma di aiuti, questi sussidi a pioggia, perché inevitabilmente gli americani si troveranno più contanti per spendere, quindi aumenteranno i consumi, certo, ma aumentando i consumi aumenta la domanda dei beni, la quale domanda aumentando aumenterà anche il prezzo dei beni di consumo e quindi aumenta il rischio inflattivo. La Banca Centrale, la Fed, tenderà a contrastare questo aumento del rischio inflattivo aumentando i tassi di interessi. Un aumento dei tassi di interessi con dei prezzi così alti inevitabilmente preoccupano un po' gli investitori azionari. Quindi io mi aspetto sicuramente un ribasso, non un crollo totale come quello del 2000, perché all'epoca i tassi di interesse erano molto alti, viaggiavano al 6,5, oggi siamo allo 0,25, quindi siamo con i tassi ai minimi storici. E questa anomalia rende assolutamente giustificabile questi prezzi alti. Però uno storno me lo aspetto e lo vorrei anche perché voglio accumulare con i conti in leva. Comunque, questo è un altro discorso. Quindi abbiamo a sinistra Eliot Forza, in mezzo il grafico con i nostri algoritmi, e a destra Eliot fasi di mercato. Questo è il piano di lavoro del metodo FAM, che poi chi acquisterà il metodo avrà nei PDF descritto come organizzare lo schermo. Poi naturalmente i colori, le disposizioni delle varie finestre sono assolutamente soggettive, potete fare quello che volete. Eliot Risk è fondamentale perché ci dice quanti pezzi possiamo permetterci, quindi andiamo a visualizzare dall'azione più forte e quando vogliamo fare questo dobbiamo andare sul filtro e mettere un valore molto molto alto. In questo modo andiamo sulla prima azione più forte, quindi Nucor Corporation. Se volessi applicare adesso il metodo, quindi volessi iniziare adesso, quello che devo fare è comprare dalla prima fino a quando distribuisco tutto il mio patrimonio da gestire. Questo conto guida, è fatto di 15.000 euro, quindi con 15.000 euro quante azioni posso permettermi di Nucor Corporation? 4,76, arrotondo per difetto 4. Devo comprare 4 azioni, quindi mi metto qua 4 azioni e compro. Questo lo farò poi i primi di agosto quando inizio questo metodo davanti a voi, settimana dopo settimana. Poi la seconda azione più forte attualmente è DXC Technology. Posso permettermi 13 azioni e compro con 13 azioni. Poi Equifax, 3 azioni fino a distribuire tutto il patrimonio. Qualora avessi un'anomalia di volatilità, per esempio su Gartner, il 4 maggio c'è un'espansione anomala di volatilità, e allora se ho un'espansione anomala di volatilità non posso comprare questa azienda. Quindi nel momento in cui arrivo qui su Fortinet e lo compro con 2 azioni, poi passo a Gartner, ha un'anomalia di volatilità all'interno delle ultime 100 unità, ricordatevi di selezionare 100 unità, e quindi per comprare un'azione io non voglio vedere nessuna anomalia di volatilità in questa finestra di dati. Gartner ne presenta una il 4 maggio, quindi l'acquisto è rimandato. Per adesso non possiamo acquistarlo, perciò passiamo a Devon Energy, che possiamo permetterci con 15.000 euro 12 pezzi. E così via, fino a finire i nostri soldi. Cioè avremo convertito tutti i nostri soldi in business, in aziende, in imprese, perché le azioni sono dei business,
sono persone che poi si alzano la mattina e vanno a lavorare. Quindi noi dobbiamo pensare mentalmente che quando compriamo un'azione stiamo diventando proprietari di un business. Applicherò metodo FAM dai primi di agosto attraverso dei video in tempo reale davanti a voi, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Questa è la cosa più trasparente, seria e sincera che un trader può fare quando decide di condividere un sistema con gli altri. Non contano i dati passati, conta offrire alle persone un modo per verificare i risultati nel tempo. Voi mi seguirete 1 anno, 2 anni, 3 anni e solo ed esclusivamente quando sarete realmente convinti che il sistema funziona, del perché, capirete il perché funziona e perché continuerà a funzionare, solo allora deciderete di acquistarlo e quindi applicarlo per gestire i vostri soldi. Metodo FAM è un sistema matematico. La bellezza di avere la matematica dalla nostra parte è quella di sapere che nel lungo termine la matematica presenterà il conto. Quindi noi già sappiamo che fra 1 anno, fra 2 anni, fra 3 anni, il nostro destino è quello di fare soldi, perché la matematica poi a lungo andare ci paga. Questo significa avere un vantaggio matematico, avere la matematica dalla nostra parte. Vi fa stare sereni e vi fa vivere le inevitabili fasi di drawdown, le inevitabili fasi negative, ve le farà vivere in modo tranquillo e sereno, perché sapete che avete la matematica dalla vostra parte. Grazie per avermi ascoltato, un bacione e buon fine settimana. Ciao.